La fine del IV secolo, o per meglio dire, gli ultimi 20 anni del IV secolo, quelli che corrispondono all'impero di Teodosio I, Teodosio il Grande, e dei suoi immediati successori, all'inizio dell'impero dei suoi immediati successori, i figli Arcadio e Onorio. La società della fine del IV secolo, una società che si sta faticosamente, con molti travagli, assestando sui risultati delle riforme messe in campo da Diocleziano Costantino al tempo della tetrarchia e altrettanto faticosamente proseguite sotto la cura della precedente dinastia imperiale, cioè quella dei Valentiniani. Elemento da ricordare, elemento di fondo, è il fissarsi, la tendenza al fissarsi del potere imperiale in dinastie, clan familiari più o meno articolati. Abbiamo già descritto la successione della famiglia di Valentiniano, dei due figli di Valentiniano, Graziano e il figlio della seconda moglie, Giustina, Valentiniano II. Preme ricordare l'educazione ricevuta sotto la guida dei grandi metrapansee, dei grandi esponenti dell'intellettualità, ma anche della vita spirituale del loro tempo. Graziano affidato alle cure del retore Ausonio, Valentiniano II in qualche modo afferente all'area di influenza, nonostante la madre ariana, del grande vescovo di Milano, Ambrogio. Ambrogio che tesserà di lui l'elogio funebre al momento della sua prematura scomparsa per suicidio, si disse. Probabilmente la storia oggi è incline a leggere le fonti in questo senso, probabilmente ucciso, strangolato dal comes Arbogaste designato a suo tempo suo tutore politico e militare. Diremo nella lezione odierna della dinastia di Teodosio e ne daremo la successione. Apriamo intanto le nostre considerazioni con una immagine di grandissima rilevanza anche storico-artistica di Teodosio il Grande. Questa immagine non viene da una moneta o da un medaglione, ma da un grande piatto, un grande piatto di dono e di cerimonia, che è il Missorium di oggi conservato a Madrid, in cui è rappresentato con Teodosio, è rappresentato tutto il suo entourage familiare, ci sono i figli che lo attorniano, tra cui Onorio, ancora bambino, ma già rivestiti delle insegne che spettano loro in quanto associati al padre nell'impero. La società, l'economia, l'assetto generale dell'impero della fine del IV secolo, degli ultimi decenni del IV secolo. Un assetto generale, una economia che si va faticosamente assestando con molti travagli su posizioni messe in campo dagli imperatori precedenti. Riforme, oseremmo chiamarle, se non fossimo certi dei risultati attraverso le fonti storiche, dei risultati di molte di queste riforme che non sono riforme nel senso della ricreazione della forma originaria, ma sono modificazioni profonde, come il passaggio alla moneta aurea come moneta centrale dell'economia dell'Impero Romano, avvenuto sotto Costantino, la definitiva messa a margine del tradizionale denarius argenteo, in realtà spesso moneta di rame argentato, con percentuali diverse, fissatasi ormai senza ritorno nell'epoca dei Valentiniani, di Valentiniano I in particolare.
L'assetto dell'esercito, diviso ormai definitivamente, almeno per il tardo antico, tra i limitani e i comitatenses. Lo sviluppo dei comitatenses, lo sviluppo numerico dei comitatenses a fronte di aumento dei corpi e di una diminuzione del numero dei componenti, i singoli corpi, per una maggiore agilità di queste unità militari. Soprattutto l'assetto fiscale, che è in stretta relazione con l'assetto dell'esercito, con il costo dell'esercito, il quale costo dell'esercito è particolarmente elevato a causa delle necessità militari costantemente innescate in misura superiore dalla crescente pressione di quelli che si chiamano tradizionalmente i barbari, cioè i popoli migranti, alcuni dei quali, come gli Unni, provenienti addirittura dalle steppe dell'Asia centrale. Prima però di ritornare su questo tema, consideriamo un solo momento l'assetto della burocrazia ai suoi più alti livelli, quella cioè che entra in quella unità che si designa nelle fonti a partire dal IV secolo come il consistorium del principe. Il consistorium che si compone in primo luogo del questor sacri palatii, cioè del funzionario, l'altissimo funzionario preposto alla redazione e alla pubblicazione delle costituzioni imperiali, del comes sacrarum largitionum, cioè dell'altissimo funzionario, no, sottolineo ormai definitiva introduzione del termine comes, che allude appunto alla partecipazione al comitatus del principe, dell'imperatore, cioè alla sua qualifica di compagno, di assistente da vicino, di compagno in pace e in guerra, qui nell'amministrazione dello Stato, ai più alti livelli burocratici. Il comes sacrarum largitionum sovrintende alle spese e sovrintende alle spese dell'imperatore, che in quanto spese dell'imperatore sono appunto concepite in forma di elargizioni e sono sacre, perché tutto ciò che ha riferimento alla persona dell'imperatore è contraddistinta dalla sacralità. Ricordo a chi mi ascolta che il termine sacra o divalis designa molto spesso nelle fonti latine tardoantiche la lettera o comunque la comunicazione imperiale. Segue il comes rerum, non in un ordine di decrescenza ma in un ordine di appartenenza, il comes rerum privatarum, che è colui che sovrintende al vastissimo, amplissimo patrimonio dell'imperatore. E su tutti, in qualche modo, ha sovrintendenza il magister officiorum. Alla gestione della palatium in senso proprio è preposto il prepositus sacri cubiculi. Questa funzione deve essere ritenuta di una importanza singolare anche sotto il profilo ideologico. Per la presenza del valore e della valenza ideologica del nucleo palaziale. Palatium è il luogo del potere, è anche il segno del potere, così è anche nella iconografia. Io ho presente iconografie del tardo antico, come del Virgilio Vaticano, miniature del Virgilio Vaticano in cui il re latino accoglie il nuovo arrivato Enea davanti al suo palatium, che poi ha aspetto templare, così come siede in un palatium di aspetto templare il re Salomone in epoca carolingia nella celeberrima Bibbia di Carlo il Calvo. Il palatium, d'altra parte,
ha valenze nell'epoca tardo antica e alto medievale, non solo in quanto luogo della presenza del potere, quindi luogo sacro per se stesso, prepositus sacri cubiculi è il termine che si usa, ma può in alcuni casi avere anche vera e propria funzione poleogenetica. Così accade almeno in un caso a me noto, che sarà illustrato in queste lezioni a tempo debito, che è il caso del Palatium di Diocleziano a Spalato. Dal Palatium è sorta infatti, a partire dal nucleo palaziale, la città che noi chiamiamo oggi Spalato. La situazione sociale ed economica. Io credo che meglio di qualsiasi parola che possa dire io a illustrazione di quanto già in questa sede è stato enunciato per sommi capi nelle lezioni precedenti, valgano due testi della fine del IV secolo. L'autore del primo è un autore cristiano, è il vescovo Basilio di Cesarea, del quale già il nome è corso in queste lezioni. Il secondo è il retore Libanio, del quale possiamo dire la stessa cosa. Un cristiano, addirittura un vescovo cristiano, un pagano, amico di Giuliano, fautore di una propaganda in favore di Giuliano, ma a lui lungamente sopravvissuto, con una lunga esperienza della vita cittadina di una grande città come Antiochia e della vita del territorio circostante in una regione assolutamente preziosa per l'impero e di grande ricchezza originaria come l'Asia Minore. Nell'anno 372 Basilio di Cesarea scrive a un governatore: «Ricevi la mia preghiera per questo vecchio sfortunato che una lettera imperiale ha esentato dalle cariche pubbliche, o meglio, per il quale la sola vecchiezza, al cospetto stesso dell'imperatore, è valsa l'immunità necessaria. Tu stesso hai confermato questo favore. Noi ora ti perché allora, ho saltato qualche passo, ovviamente questo testo è tratto dalla antologia Il mondo tardo antico, curato da Arnaldo Marcone, antologia delle fonti, che è tra i testi consigliati per questo corso come uno dei testi di riferimento. E se mi lasciate aggiungere una parola di commento, una volta di più, credo che sia una lettura altrettanto preziosa del più sapiente dei manuali che io stesso o chiunque, penso anche dei miei colleghi, possa consigliarvi, perché ci immerge nella realtà quotidiana. Naturalmente, ed è un avvertimento di metodo che io do a chi mi ascolta, di ogni fonte va considerata l'età, cioè l'epoca esattamente, il contesto storico, il contesto culturale. Una fonte ecclesiastica non è esattamente equiparabile a una fonte laicale che ci viene dal mondo laico. Una disposizione imperiale non ha lo stesso valore di una dichiarazione privata. Perché allora, prosegue dopo qualche riga che ho omesso Basilio, tu ordinasti di aggregare alla curia, l'organismo cittadino in favore del quale si era in qualche modo battuto l'imperatore Giuliano nel suo durante il suo breve regno, che non ha ancora 4 anni, dunque c'è una eredità dei munera curialia, come tecnicamente li chiamano le fonti. Che cosa hai fatto se non reintrodurre del tutto questo vecchio attraverso i suoi eredi nelle cariche pubbliche? Basilio prosegue descrivendo la sfortunata famiglia di questo fanciullo, del vecchio, del nonno e del nipotino. Non è infatti, suppongo, questo bambinetto, andiamo alla fine di questo testo, che facendo la parte dei buleuti, cioè dei decurioni, consiglieri municipali, raccoglierà le tasse o provvederà al soldo dei soldati. Ecco le due funzioni principali. Ma bisognerà che i capelli bianchi dello sfortunato vecchio siano nuovamente disonorati.
Abbiamo già detto, e credo ripetutamente ormai, che la riscossione delle imposte e le forniture militari costituiscono le occasioni e i modi più frequenti di corruzione degli apparati pubblici e anche dei privati, dei singoli. Contro questo aveva cercato di battersi Giuliano ancora una volta durante il suo breve impero, e questo rimane purtroppo un elemento disgregante della società tardo-antica, non solo della pars occidentis, ma certamente noi la tocchiamo con mano nella pars occidentis. Molto spesso queste occasioni di corruzione ci vengono avanti dalla gestione della terra, e qui ritorniamo al problema del colono di diritto libero, il piccolo affittuario in diritto libero, in realtà vincolato alla terra che deve coltivare, quindi vincolato a una dipendenza da una proprietà, da un proprietario, e questi a sua volta è in stretta combutta per interessi con chi gestisce le cose militari, le forniture soprattutto dei soldati. Ed ecco la pagina di Libanio, quella che abbiamo letto prima è la lettera 84 di Basilio di Cesarea, questa che, di cui adesso leggiamo una brevissima parte, è la orazione 47esima di Libanio di Antiochia. Entrambi gli autori vengono dallo stesso mondo socioculturale, sono coevi nel tempo, appartengono alla stessa regione geografica e in qualche misura socio-economica, anche se Antiochia, se la Cappadocia non è Antiochia, il Ponto non è Antiochia, però l'area è fondamentalmente la medesima. Esistono, dice Libanio, delle grosse borgate che appartengono a numerosi proprietari. Esse si rifugiano sotto la protezione dei soldati, le borgate con i loro abitanti, dei soldati acquartierati non già per sfuggire al male, ma al contrario per essere in condizione di commetterlo. Il tornaconto è ricavato dai prodotti del suolo, grano, orzo, frutti degli alberi, oppure consiste in oro grezzo o in una somma d'oro. Dicevamo ieri, non possiamo, per la brevità del tempo che ci è accordato, proseguire in questa lettura, ma questa è l'orazione 47, è il discorso sui patronati di Libanio, dicevamo in lezioni precedenti come la più frequente occasione di corruzione sia legata di guadagni illeciti, sia legata alla possibilità di convertire l'imposta dovuta in natura in oro, al prezzo più alto ovviamente per chi consente al divario più alto fra il valore effettivo delle merci e la loro trasformazione in oro, per quanti incassano l'oro in luogo dei beni in natura, e d'altra parte l'acquisto al prezzo più alto possibile dei beni in natura. Cioè i beni in natura vengono pagati poco rispetto al loro valore a chi deve convertirli in oro. Vengono convertiti in oro al massimo costo per quanti devono invece lucrare sull'acquisto. Ecco dunque che noi abbiamo questa situazione che ci viene incontro da questa pagina libaniana, da cui emerge un altro elemento distintivo del quadro sociale della fine del IV secolo. Il darsi di grosse borgate alla protezione di qualcuno che è un proprietario, terriero o più spesso soldati acquartierati. Tutto questo va sotto l'indicazione generale di patronato o patrocinium vicorum, patrocinia vicorum. Si tratta di un istituto che, se da un lato sembrerebbe assicurare un minimo di protezione, è il senso del termine patronatus, a quanti
si rifugiano nell'ambito di questo istituto secondo una tradizione antica, perché come avremo modo di dire a proposito dei nuovi ceti dirigenti cristiani, il patronato o patrocinio è istituto antichissimo, messo in piedi, messo in atto nella società romana e già ai tempi della Repubblica, ma poi tanto più al passaggio dalla Repubblica all'Impero, per singoli e per comunità, per garantire a chi non è optimo iure la protezione e la mediazione di chi è optimo iure e può dunque gestire la causa dei più deboli di fronte allo Stato, non di fronte al più forte, ma di fronte allo Stato, alla Repubblica. Noi siamo qui invece all'applicazione deteriore dell'idea del patronato o patrocinio. Noi siamo di fronte a una forma di patronato che, se da un lato tende, come è stato bene osservato dagli storici delle società, della società e dell'economia, a determinare dei rapporti in verticale tra chi ha il potere socio-economico e i deboli, per usare una categoria decisamente tardo antica, fra i potentiores e gli humiliores, tuttavia crea anche, dà luogo anche a una incredibile possibilità di abusi. Ci siamo soffermati anche troppo a lungo su questo tema. La immagine che segue che rappresenta, si tratta di un'immagine antica, quasi coeva alla persona rappresentata, il vescovo Ambrogio di Milano, ci introduce definitivamente nell'età teodosiana e nel tempo e nei problemi della fine del IV secolo. Perché Ambrogio è un tipico esponente della società del suo tempo, ma è esponente di quella forza nuova della società della fine del IV secolo che già in lezioni precedenti abbiamo individuato come i vescovi cristiani. Ambrogio, come molti del suo ceto episcopale della Pars Occidentis, proviene dai ceti dirigenti. Non tutti, secondo Lellia Cracco-Ruggini, neppure tantissimi, secondo un'indagine recente condotta dalla Ruggini. Per la mia personale esperienza, un buon numero. Certo, Ambrogio è un caso limite. Viene da una famiglia di alti funzionari pubblici, è cresciuto in amicizia praticamente nella casa dei Simmachi, è accolto come un figlio, scriveva uno studioso che si è molto occupato di queste cose, uno studioso francese degli anni 40 che si è molto occupato di questi temi, scriveva nella casa dei Simmachi Ambrogio era accolto come un figlio. Naturalmente prima del suo passaggio alla vita ecclesiastica, perché è noto a tutti che Ambrogio, al momento della sua acclamazione come vescovo di Milano, non era neppure ancora battezzato. Ambrogio era certamente cristiano, nel senso del catecumenato, veniva da una famiglia cristiana che annoverava martiri e vergini. Vergine consacrata è la sorella di Ambrogio, Marcellina, a cui Ambrogio spesso si rivolge nel suo epistolario con lettere che ci danno testimonianze straordinariamente ricche, una volta di più proprio perché libere nella loro familiarità della società del tempo. Nei disordini che accompagnano i dissidi fra la componente cattolica e la componente ariana, nei disordini che conseguono nel nord Italia, siamo agli inizi degli anni 70 del secolo IV, Ambrogio rappresenta, anche con la sua esperienza di alto funzionario pubblico, una garanzia di sicurezza e di stabilità. Questo elemento della capacità del vescovo cristiano di gestire il potere in forme ordinate, per un esercizio ormai antico, è un elemento che si trasla alle società del secolo successivo, si trasmette nel mondo di una Europa che non è più l'impero romano,
tradizionale, la pars occidentis, ma è un mondo in formazione del quale diremo tra pochissimo e che vede etnie diverse, livelli di assetti, di stabilità, non dirò statuale, ma pubblica, perché la parola statuale sarebbe del tutto anacronistica, di diciamo assetti di stabilità pubblica assolutamente diversificati, in qualche caso praticamente inesistenti questi assetti, dove l'unico elemento fisso, al di là di ogni retorica che si sia potuta condurre su questi temi, è rappresentata dal vescovo cristiano e in particolare dal vescovo cattolico. Che cosa fa Ambrogio di Milano? Nei primi anni del suo episcopato milanese, di fronte alle pressioni molto autorevoli che gli vengono poste, perché le pressioni partono dall'imperatrice madre, Giustina, la madre del secondo figlio di Valentiniano I, che è associato all'impero con il fratello Graziano, il fratellastro Graziano, figlio della prima moglie di Valentiniano I, e i due regnano, governano, spesso tramite intermediari che vengono nelle alte file della burocrazia, nelle alte file dell'esercito, da quei ranghi barbarici dei quali abbiamo fatto cenno e di cui dovremo ancora occuparci, e governano fino al 383, anno della morte di Graziano, fino al 392, anno della morte di Valentiniano II. Valentiniano II è così giovane da lasciare poca traccia di sé anche nell'azione religiosa. Ambrogio tratteggerà di lui un ritratto che lo proporrà alle generazioni successive, in morte, come l'ideale principe cristiano, perché a proposito del giovinetto Valentiniano II, del quale nella realtà c'è ben poco da dire, salvo un elemento sul quale eventualmente si ritornerà, a proposito del giovinetto viene usata la parola del Cantico dei Cantici. Valentiniano è lo sposo candido e vermiglio pianto dal popolo cristiano e dalla Chiesa, cioè il nuovo Cristo. L'azione di Ambrogio si era esplicata nei confronti della pace religiosa e del ristabilimento della ortodossia in due direzioni. Prima di tutto nei confronti del cosiddetto paganesimo. Cosiddetto perché è un termine che io uso malvolentieri, come chi mi segue avrà ormai capito, essendo un termine che di solito viene caricato di valenze non sue, l'idea di un non cristianesimo, di antichi culti rifugiati nel segreto dei boschi e nella desolazione delle campagne. Ebbene, certo questo può essere stato vero per secoli molto successivi. Certo non per la seconda metà del IV secolo, quando una persona come Giuliano, come è stato detto nella lezione apposita, ha, sia pure con accentuazioni di toni nei confronti dei sacrifici cruenti, manifestato un'adesione all'antica religione e all'antica religione e al modo nuovo di praticarla, cioè anche attraverso la concessione, da un lato a pratiche occultistiche, ma dall'altro a una meditazione sul divino che porta a una immedesimazione di carattere estatico o mistico, e questo tipo di pratica religiosa, di religiosità, è condivisa dalle élite culturali e sociali del mondo romano, cioè dalle élite senatorie della pars occidentis. Ed è proprio l'età di Ambrogio, cioè gli ultimi decenni del secolo IV, che vedono queste élite attestarsi sulla estrema difesa delle loro posizioni. Tanto che arriveranno nel 394 a tentare una proposta di un imperatore pagano designato da loro, non uscito dai loro ranghi. È un rettore, ma non nel senso politico di un Libanio, al livello di un Libanio o di un Temistio che abbiamo già nominato. Noi lo definiremmo un professore universitario, un uomo dunque forse non particolarmente versato, certo nel caso, certo non particolarmente versato alla politica. Viene sconfitto
si mette a capo dell'esercito, viene sconfitto da Teodosio sul fiume Frigido, nel nord-est d'Italia. È l'anno 394, ma davanti alla possibilità di una sostituzione di un imperatore pagano a un imperatore cristiano, Ambrogio lascia la sua diocesi, scende da Milano, scende verso l'Italia centro-settentrionale, verso l'Emilia, verso Bologna, verso Firenze. Dunque, Ambrogio è il difensore in quella situazione della ortodossia cristiana nella forma cattolica, esattamente come lo è stato con l'imperatore Graziano oltre un decennio prima nella controversia per l'altare della vittoria, risoltasi definitivamente con la sconfitta di quella parte pagana così apparentemente rispettosa della libertà di culto, così apparentemente aperta a quella che è la possibilità arrivare a Dio attraverso vie diverse, tutte ugualmente nobili, tutte ugualmente accettabili, che era stata difesa dal grande esponente del Senato, Aurelio Simmaco, uno di quelli la cui casa aveva accolto come un figlio, il giovane Ambrosius. Quello nella cui casa si svolge proprio in quegli anni, si svolgono delle riunioni intellettuali e religiose insieme, in cui si commentano i libri di Cicerone sulla Repubblica e in particolare il Somnium Scipionis, così come ci appare da un testo famoso che sono i Saturnalia di Macrobio, che sono la nostra fonte principale per questo mondo e socio-culturale, e che passano le loro serate intellettuali a emendare i testi classici, a emendare i grandi poeti dell'antichità, a emendare i grandi storici dell'antichità. I loro discendenti, due generazioni dopo, emenderanno Virgilio e semmai Livio. Lo faranno nella corte di Ravenna e saranno ormai tutti cristiani. La figura di Ambrogio, che riafferma l'unicità del valore, l'assoluta necessità della professione cristiana per arrivare a Dio, è fondamentale. L'altro aspetto, dicevamo, è quello della definizione della ortodossia cattolica. Dunque, lotta contro Giustina, contro il vescovo ariano insediato da Giustina, occupazione, per dirla in termini moderni, contemporanei a noi, della Basilica, dove si celebra il principale culto cristiano a Milano, e i fedeli, rinserrati con il loro vescovo, vengono tenuti allerta dal loro vescovo, secondo una tradizione, dalla creazione di nuove preghiere, nuovi inni. Sono gli inni che la tradizione della letteratura cristiana latina attribuisce a Sant'Ambrogio. Per la definizione dell'arianesimo, della ortodossia cattolica contro l'arianesimo, restano ugualmente fondamentali le azioni promosse dall'imperatore Teodosio il Grande. La legge Cunctos Populos dell'anno 380, codice teodosiano, titolo sedicesimo, libro sedicesimo, titolo primo, seconda legge, e la convocazione del Concilio di Costantinopoli nel 381. Dai due testi congiunti, la legge del 380 e la regola definitoria finale, la sentenza finale del Concilio di Costantinopoli, esce la definizione che stabilisce, riafferma le linee della definizione di Nicea, fissa una volta per sempre la consustanzialità del padre con il figlio e d'altra parte fissa la regola della fede per tutti coloro che abitano nel nostro impero e la legge, secondo la linea di fede professata a Roma, trasmessa dall'Apostolo Pietro, è professata a Roma dal vescovo Damaso e ad Alessandria dal vescovo Pietro. Questa legge viene forse un po' troppo sbrigativamente considerata la legge che fa del cristianesimo l'unica religione dello Stato. In realtà, l'unica religione dell'impero romano. In realtà, fa l'unica forma di cristianesimo professabile quella
ortodossa, quella cattolica, non la forma ariana. Ma il passo all'estensione è estremamente semplice e breve. La lotta al paganesimo vede impegnati, dopo Ambrogio, tutta una serie di altri vescovi, tra i quali mi piace mostrarvi questa immagine, non particolarmente felice, ma in realtà storicamente di straordinaria importanza, che ci viene incontro da un papiro copto del grande vescovo di Alessandria, Teofilo. Teofilo è protagonista ed è anche promotore di una delle azioni più accanite, più tenaci, di caccia al culto pagano nella sua grande diocesi alessandrina e nell'Egitto tutto. Nella realtà, come c'è stata già occasione di dire, la soppressione del paganesimo, il divieto del culto pagano si muove secondo vie lente e non sempre dirette, anche se con i figli, o per meglio dire, scusate, con i nipoti di Teodosio il Grande, si potrà pervenire infine a una normativa di abolizione generale del culto pagano. Ma non siamo certi della effettiva autenticità del testo, che risalirebbe al 435. Teofilo, vescovo di Alessandria, ha comunque legato il suo nome alla chiusura e alla conseguente distruzione di uno straordinario nucleo di religiosità pagana rappresentato dal Serapeo. Quel Serapeo dove era andato a chiedere legittimazione, tra gli altri, l'imperatore Vespasiano. E che rimane, anche nella storia dell'impero romano, un luogo di presenza del sacro strettamente legato da un lato alla regalità, dall'altro alla taumaturgia, cioè la possibilità di operare cose preternaturali, diciamo miracoli in termini nostri. Il Serapeo viene distrutto a seguito di una norma che lo consente, emanata da Teodosio il Grande nel 391. L'episodio è passato in tutte le storie della Chiesa e in tutte le storie anche di autori non cristiani per la accanita resistenza che fu messa in campo dai pagani, cioè dai fedeli di questo culto, i quali si asserragliarono entro le mura del Serapeo, fino a quando non arrivò la lettera imperiale per essere letta, che consentiva e ordinava anzi la distruzione del Tempio, per essere letta alla presenza di tutti. E quando videro, dicono le storie, la lettera imperiale, i resistenti uscirono fuori e la storia fece il suo corso. Non è soltanto il rispetto dell'ordine imperiale. La lettera imperiale ha in sé un nucleo di numinosità per due ragioni. Perché è una sacra, una divalis, viene dall'imperatore, e perché è un testo scritto. La scrittura è un veicolo della comunicazione col sacro. Mi sia consentito ricordarlo a quanti tra i miei ascoltatori si dedicano in particolare all'analisi e alla conservazione del testo scritto. Alla morte di Teodosio nel 395, la successione, secondo le disposizioni del padre, spetta ai due figli maschi, ovviamente, Arcadio, di cui ora vedete una immagine di singolare efficacia, e Onorio, qui riprodotto in una moneta aurea ravennate, che passeggia e torna spesso nei discorsi di queste lezioni. A Arcadio viene affidata la Pars Orientis, a Onorio viene affidata la Pars Occidentis. Entrambi sono sotto la tutela del Magister Utriusque Militiae, il vandalo, probabilmente Stilicone. Ora, ecco, eccolo nel celeberrimo dittico Eburneo, che lo raffigura insieme con la moglie Serena e con il figlio. La moglie Serena è la nipote di Teodosio il Grande, nipote molto amata di Teodosio. Notiamo e sottolineiamo ora veramente con grande enfasi questa presenza, tra virgolette, barbarica a fianco degli imperatori. Stilicone, del quale dovremo dire prestissimo molto, lega il suo nome al tentativo più efficace di difendere l'Italia
e Roma, ma non solo, dalla crescente pressione dei popoli migranti. Ora torniamo alle immagini dei figli di Teodosio, Arcadio e Onorio. Dopo di loro succedettero nell'ordine ad Arcadio il figlio Teodosio II. Arcadio era sposato con la figlia di un franco di nome Eudossia. Il figlio Teodosio II fu marito della figlia di un retore che cambiò il nome e divenne Eudocia, e Eudossia, come la nonna, era poi destinata ad andare in moglie al figlio di questa signora, che è Galla Placidia. Galla Placidia è la sorella minore di Arcadio e di Onorio ed è tecnicamente la sorellastra, cioè la figlia della seconda moglie di Teodosio, che era Galla, figlia di Giustina, la seconda moglie di Valentiniano I, e dunque sorella dell'infelice giovinetto Valentiniano II. Ecco, io credo che questa indicazione, questa enumerazione vi dia l'idea più precisa di quella grande rete di clan familiari che sovrintendono al fissarsi del potere imperiale. Questa è ancora una moneta di Galla Placidia, della zecca di Ravenna, vi faccio osservare. Questo è il figlio di Galla Placidia, Valentiniano III, un'altra immagine che avrà occasione di ritornare nei nostri discorsi. Vorrei fermare questa lezione sulla immagine del barbaro Stilicone. E con questo consegnare l'immagine stessa alla lezione che dovrà seguire questa immediatamente.